Quest'anno abbiamo voluto istituire questo nuovo premio, questo riconoscimento, diciamo, ovvero riconoscere chi è il lettore dell'anno. Il primo anno di questa nostra iniziativa, della nostra amministrazione, ovvero la persona più affezionata alla nostra biblioteca, l'utente che ha, diciamo così, divorato il maggior numero di libri. L'iniziativa quindi parte come amministrazione comunale e vuole unire due iniziative che l'amministrazione di fatto compie già, ovvero il sostegno al teatro San Domenico e il sostegno alla cultura attraverso l'acquisto dei libri, attraverso il sostegno alla nostra biblioteca. Quindi abbiamo pensato per quest'anno di donare questo titolo di lettore dell'anno 2012 alla signora D'Agostino Maria e di consegnare, un premio direttamente per la giornata della festa della donna, considerando poi che quest'anno il primo premio va proprio ad una signora. Ecco, invito il sindaco prima di tutto a donare il titolo del lettore dell'anno 2012. No, chi è questo praticamente? Allora, un minuto. Complimenti, grazie. Ci fa piacere. Bacio, grazie. Un risultato così importante che faccio così. Più profondi e sinceri complimenti. Io dico, sono certo che lei si merita questo premio, conoscendo con che passione frequenta la biblioteca e molto appassionata di lettura. È un complimento vivissimo che lo faccio con tutto il cuore. Grazie. Se vuole dire due parole. Io voglio ringraziare tutti voi, il sindaco, l'assessore e soprattutto la signora Nadia, perché è una persona squisita. E io avrei anche una proposta da fare, l'ho già fatta a Nadia. Prego. Perché non fate pagare anche una tessera, 10 euro, 15 euro, per valorizzare un po' il lavoro della signora, non lo so. Per adesso diciamo abbiamo offerto la cultura anche per chi, l'idea è quella di offrire l'accesso alla cultura senza pagare. Io i libri li compravo prima di quello del caso, compravo due o tre alla settimana, anche magari quelli sa, a poco prezzo, però li compravo, adesso non li compro più, non so, li vedo. Trasmettere un po' della sua cultura a qualsiasi. No, lui dice solo il giornale, basta. Ecco, volevamo, questo stesso titolo verrà appeso poi in biblioteca, il lettore dell'anno comparirà per tutto il 2013, chi è stato il lettore dell'anno 2012. Adesso vogliamo consegnare invece una deriva al ritiro di un premio, ovvero la partecipazione al Teatro San Domenico all'8 di marzo allo spettacolo Affari di Cuore, dalla regia di Chiara Noschese. Quindi un biglietto per due persone, attraverso questo lei può alla biglietteria del San Domenico ritirare i biglietti e partecipare con suo marito a questo spettacolo dell'8 di marzo alle ore 21. Vada con qualcun altro. Quindi li consegno. Grazie. 10 marzo è il suo compleanno, no? 10 marzo è il compleanno. Ah, quindi il doppio regalo. Una festa della donna, grazie. Ecco, quindi questa iniziativa pensiamo di portarla avanti quindi anche nei prossimi anni. Questo è l'inizio, diciamo, di un albo dei lettori della biblioteca di Padre Cremona.